Ben trovati qui su Valdinevole News, benvenuti all'appuntamento settimanale con la nostra amica psicologa, psicoterapeuta Giusy Incardona. Chissà che cosa avrà da dirci oggi. Ciao Giusy! Ciao a tutti, oggi Fulvio parliamo del cambiamento. Dai, allora, cambiamo! Cambiamo, dice, non è mica tanto semplice No, cambiare ok. perché ci sono due cambiamenti, ecco, un cambiamento che fa parte del ciclo vitale e che è inevitabile e c'è un altro cambiamento che è il cambiamento intenzionale, quando ci prefiggiamo l'obiettivo di migliorare, l'esistenza attraverso dei comportamenti. Comportamento. E non è molto facile, perché? Perché per cambiare realisticamente parlando serve avere dei pensieri e delle emozioni che spingano su questo percorso e non è assolutamente facile. Perché? Ve lo spiego meglio. Ci sono delle fasi, Sì, eccole qua, le eccoci, con fasi delle le tavole. tavole, eccole qua. Perché quando noi decidiamo di cambiare, ad esempio quando vogliamo in qualche modo perdere qualche chilo, quando vogliamo smettere di fumare, quando vogliamo studiare un po' di più, insomma, quando vogliamo cambiare il nostro comportamento, ce la facciamo per il primo step e poi successivamente ci perdiamo. Capita, sì. Capita spesso, perché? Perché il primo step è quello dell'ottimismo irrealistico. Ci sovrastimiamo. Dal 6 di gennaio inizio a mettermi a dieta e i buoni propositi ci sono, però molto spesso ci sovrastimiamo, cioè le aspettative sono eccessive, sono troppo alte. E quando le aspettative sono troppo alte, che cosa accade? Che Beh. miseramente si va un pochino giù, perché se io ho delle buone aspettative, poi però a dieta mi ci devo mettere. Certo, quindi bisogna essere un po' più cauti, eh? Bisogna essere un pochino più Giusto? cauti, io mi ci metto a dieta, però che cosa accade? Che fa fatica. Poi dopo, insomma, si fa fatica a perdere le vecchie abitudini, Vero. la motivazione inizia un po' a vacillare, non ho più, diciamo così, i rinforzi precedenti e piano piano, piano piano, non vedendo dei risultati, io faccio come, diciamo così, un aereo che è andato troppo in alta quota e perde un po' di carburante. Allora deve necessariamente decollare e andare, perdonatemi, deve atterrare e deve andare un pochino in giù, 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 giù. Però che cosa accade? Che questo aereo, se va giù, si può fermare. Esatto, e riaprire il vasetto di notte. E In quel caso, scusa la riaprire il battuta. assolutamente, parlavamo di perdita di peso, Esatto. e riaprire il vasetto di Nutella. E lì si apre una cosa che accade al 90% delle persone che vogliono intraprendere un cambiamento. Si chiama proprio valle della disperazione, cioè dall'ottimismo incredibile che c'era, dal senso proprio di forza, no? Nel voler cambiare, poi dopo appena abbiamo i primi risultati deludenti o le prime fatiche, ci arginiamo. Arginiamo e quindi lì è finita la luna di miele e io tendo ad avere la sensazione di fatica, di scoraggiamento, di frustrazione, di delusione perché ho mancato l'obiettivo. Ecco. E lì ci sono due strade. O rimango nella valle della disperazione e lì posso responsabilizzare me stesso, responsabilizzare quegli altri, ad esempio mia mamma che ha fatto la torta, oppure posso, l'aereo può nuovamente decollare. La cosa fondamentale è fissare bene gli obiettivi e che gli obiettivi siano realistici. Poi la cosa fondamentale è che la motivazione per i cambiamenti deve essere interiore, intrinseca, non esterna. Ok? Se mio marito mi dice devi perdere del peso, ma io non lo condivido, comunque non lo sento veramente importante per me, gioco forza, resisto un giorno, 2 giorni, poi nuovamente rimetto in moto gli stessi comportamenti. Beh. Quindi attenzione davvero alle fasi del cambiamento che sono queste. Ottimismo, che non deve essere eccessivo, il pessimismo, e il pessimismo un po' c'è perché nei cambiamenti un po' di rinuncia si deve fare, Beh, però non deve certamente. essere eccessivo, ok? Altrimenti si va proprio nel down. Valle della disperazione, vedete la faccina giù quando io avevo un eccesso di aspettative e poi dopo mi fermo e poi da qui, come vi ho detto, si può ripartire con il realismo e poi l'ottimismo reale, cioè quando io riparto posso veramente cambiare. Grosso modo ci vogliono una cosa come 90 giorni per attecchire davvero i cambiamenti che io 90 voglio. giorni. 90 giorni, sì, per parlare di un cambiamento reale, ora dipende un pochino di che natura e in che dimensioni, servono 90 Cioè, giorni. non mi aspettavo un tempo così lungo, come Sì, mai? serve, poi dipende, è molto Sì, soggettiva la cosa, certo, però però è grosso un modo tempo per parlare, importante. sì, perché se davvero noi sentiamo quel cambiamento fondamentale e importante, e beh, fasi di regressione ci sono sempre, quando Certo, ci sono le certo. delusioni si ritorna indietro. Però lì non ci dobbiamo mai perdere d'animo e ripartire nuovamente, fa parte del gioco.
90 giorni, grosso modo, per dire di essere realisticamente cambiati. E il cambiamento non è mai gioioso, eh? Ci sono fasi, diciamo così, di positività, ma anche di negatività, fa Certo. parte della dimensione. Quindi, se volete intraprendere un cambiamento, ricordatevi sempre di fissare degli obiettivi che devono essere reali, molto reali, non ideali. Tempi e modalità di realizzo, sempre e comunque ve lo dovete proprio segnare, e poi la motivazione che deve essere interiore, non esterna. Più è interiore, più è sentita, cioè voglio farlo, devo farlo. Ecco, questi sono, diciamo così, tre ingredienti che vi possono aiutare in un processo di cambiamento. Altrimenti Bene. ci fermiamo alla seconda fase, È quella della disperazione. quella della disperazione perché abbiamo mancato, perché le aspettative erano troppo alte, mettiamola così. Bene, ma noi non la vogliamo. No, quindi insomma cerchiamo di lavorare in questo senso, Bene, ok? andiamo avanti. Grazie, Giusy. Grazie mille a voi, grazie Fulvio. Cambiamo, in meglio, mi raccomando. Grazie per seguirci. Vaglia News, canale social Twitter, YouTube e...